Dunque, allora con la puntata di oggi chiudiamo questo ciclo dedicato alla filosofia della vita, arriviamo al personaggio che porta alle estreme conseguenze, porta al parossismo, il vitalismo e di conseguenza il relativismo. Oswald Spengler è un personaggio che non era accademico e ha avuto un successo travolgente, ha dato luogo a una Spengler Streit dopo l'uscita del tramonto dell'Occidente, direi un conflitto, un dibattito su Spengler che ancora non si è sopito. Faccio solamente i nomi di Thomas Mann, che lo definì in maniera sinceramente un po' forte una scimmia di Nietzsche. Faccio riferimento a Benito Mussolini, il quale ci tenne a favorire la traduzione delle opere di Spengler in italiano. Mussolini rimase in verità un po' deluso perché si aspettava un successo altrettanto travolgente delle edizioni tedesche, invece in Italia la ricezione fu più tiepida e lui su questo scrisse anche qualche cosa di polemico. Mussolini si aspettava molto di più, fece tradurre le opere, diciamo così, minori, su cui pure ci intratterremo, non il tramonto dell'Occidente, che invece è stato tradotto nel dopoguerra da Julius Evola, che, come molti di voi sapranno, è un personaggio della cultura di estremo tradizionalismo, diciamo per certi aspetti si può dire di ultradestra. Mi diverto a sottolineare queste cose perché noi viviamo in un'epoca di grandi polemiche di tipo relativistico, ne abbiamo parlato più volte pure insieme, dove da un punto di vista ideologico la sinistra, il radicalismo, i radicali in senso politico, i radicali in senso ideologico si affannano a manifestarsi relativisti. È bene che sappiano, sarebbe opportuno che si sapesse, che il più grande relativista del Novecento è stato Oswald Spengler, ammirato da Mussolini e tradotto da Julius Evola, l'estremista di destra. Quindi su questo relativismo ci sarebbe parecchio da discutere, parecchio da riflettere. Dunque, noi con Diltai e anche con Simmel siamo arrivati alle soglie della Prima Guerra Mondiale, ma appunto in vista della Prima Guerra Mondiale il relativismo, il vitalismo assunsero delle forme molto grottesche. Ci furono degli storicisti minori i quali negli anni 10 iniziarono a glorificare il germanesimo, a vedere la vitalità incarnata nell'anima tedesca, e ci furono anche filosofi, purtroppo non solamente storicisti di secondo rango, ma addirittura un Max Scheler che a guerra iniziata sostenne che la vita si manifesta soprattutto nella battaglia, si manifesta soprattutto nella guerra. Quindi ci fu addirittura un'esaltazione storicista e vitalista della guerra. La vita sarebbe, secondo Max Scheler, proprio per sua natura espansione, sarebbe per sua natura rafforzamento, come dice lui, e questa tendenza al rafforzamento, al consolidamento della vita si manifesterebbe proprio nella guerra. Quindi il relativismo storicista, diciamo così, cominciò proprio a rivelare i suoi aspetti più oscuri, più inquietanti, proprio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Poi nel 1918 appare nell'aprile il tramonto dell'Occidente. Il tramonto dell'Occidente esce nell'aprile del 1818, però siccome c'era appunto una situazione di guerra ancora in atto, la diffusione, diciamo, durò alcuni mesi. Insomma, paradossalmente la diffusione vera e propria del tramonto dell'Occidente, primo volume, avvenne in coincidenza con la fine della guerra e fu uno dei maggiori successi editoriali, diciamo, possiamo dire, di tutti i tempi. Fu un successo travolgente, diede luogo a un boom di vendite, addirittura appunto il testo dovette cambiare editore, tante erano le richieste che si facevano, andò nelle mani del grande editore Beck, che potette sfornarne decine di migliaia di copie in poco tempo. Quindi voglio dire, alla fine della Prima Guerra Mondiale, novembre del 1918, questo libro diventa un Vangelo in Germania, diventa un libro di culto, come si direbbe oggi.
si apre quella che vi ho detto, si definisce Spengler Strait, questo grande dibattito su Spengler che è ancora aperto. Poi nel 1922 appare il secondo volume del Tramonto dell'Occidente, ma diciamo in una situazione più tranquilla, quando la Repubblica di Weimar si stava rafforzando e quindi come dire, la polemica e il successo sono un po' minori. Spengler paradossalmente, pur essendo diciamo, il frutto, secondo la critica più recente, dello storicismo relativista di cui abbiamo parlato, è una personalità genialoide, una personalità in parte a sé stante. Cioè, con Scheler, vi ho detto, si arriva a questa aberrazione di sostenere il germanesimo, la vitalità incarnata dalla Germania e la guerra come espansione vitale. Spengler sta su un'altra linea. Cioè Spengler in qualche modo è un'altra cosa. La Germania ha perso la guerra, vedremo, lui pure cerca di rivendicare, facendo delle eccezioni al suo quadro, insomma, cerca di rivendicare un ruolo allo spirito sanguigno dei tedeschi. C'è il tramonto dell'Occidente, come dice il titolo stesso, viene aperto lo scenario della decadenza dell'Occidente. Certo, Spengler paradossalmente sostiene che il popolo tedesco però è rimasto immune da certe grandi sconfitte storiche, è rimasto paradossalmente, secondo lui, ancora un po' ai margini della storia. Il sangue tedesco non si è inquinato, non si è indebolito, per cui il sangue tedesco può, nell'arco dell'epoca del tramonto, ancora esprimere una forza vitale. Quindi fa un ragionamento sinceramente un po' stiracchiato, insomma, per escludere la Germania dall'atmosfera di tramonto. Però quello che conta è l'atmosfera del tramonto. Il Tramonto dell'Occidente, voglio dire, è un libro contraddittorio, genialoide, pieno di intuizioni, strano, che può essere ascritto alla cultura di destra per certi aspetti, però è un libro che va al di là di tutto questo e va al di là anche dello storicismo. È un libro pieno di ingenuità, vi ripeto, un Thomas Mann può definire addirittura una scimmia di Nietzsche. Spengler però qualche elemento di intuizione forte lo contiene e apre comunque uno scenario di filosofia della storia che è in continuazione col relativismo, è un'incarnazione del relativismo, però è pure in qualche modo un'altra cosa. Ora, qual è, diciamo, l'impostazione di metodo di Spengler? Ma prima di tutto, chi è Spengler? È un personaggio tra l'altro estremamente curioso. Cioè, Spengler non ha avuto una formazione accademica né un successo accademico, anzi, quando poi sull'onda del grandissimo successo editoriale, pubblicistico, eccetera, gli sono state offerte cattedre, lui le ha rifiutate. Spengler era un personaggio tormentato per ragioni pure familiari, se volete possiamo pure accennare a qualche dato biografico, insomma, per rapporti familiari strani, di una madre piena di sofferenza che riversava sui figli, eccetera. Era un personaggio che era capace in una notte, secondo descrizioni di amici, di entrare in trance e di riuscire a reincarnare le epoche preistoriche, le varie fasi della preistoria e dipingerle fino all'alba in una specie di stato semionirico. Insomma, era un personaggio abbastanza strano. Muore a 56 anni improvvisamente per arresto cardiaco. Comunque la sostanza è questa, che lui era un professore di matematica, di scienze, di modesta levatura, però nel 1910 la madre, che era affetta da varie malattie, addirittura da deformità, che aveva proiettato sul figlio pure tutta questa acredine verso la vita che lei aveva, paradossalmente incorre in una situazione diametralmente opposta. La sorella di questa madre deforme era una ballerina di grandissimo successo, girava tra Mosca, Pietroburgo, l'Europa del Nord, eccetera. Questa zia di Spengler, ballerina classica di grandissima eccellenza, muore in un incidente, muore con un'enorme fortuna. Questa enorme fortuna capita a Spengler, il quale cambia completamente vita. Cioè, da piccolo professore di matematica, frustrato nelle sue aspirazioni, si può dedicare completamente allo studio, lascia l'attività appunto scolastica, professionale, per 10 anni si mette a leggere di tutto, per 10 anni si mette a escogitare il Tramonto dell'Occidente, che appunto esce
nell'anno 1918. Quindi questo libro, questa elaborazione concettuale risentono di tutta l'atmosfera dello storicismo tedesco. Lui sostiene di non aver avuto maestri e di non avere niente alle spalle, tranne Goethe e Nietzsche. Tra l'altro, quando muore improvvisamente Spengler, una delle sorelle mette nella tomba un'edizione del Faust di Goethe e un'edizione dello Zarathustra di Nietzsche, che erano due libri che, secondo alcuni, in gran parte Spengler conosceva addirittura a memoria. Quindi la sorella, come estremo atto di pietà, lo fa seppellire con questi due libri a fianco. Lui riconosce solamente queste ascendenze grandiose, Goethe e Nietzsche. In effetti è collegato a tutta questa atmosfera culturale di inizio secolo, è collegato a Bergson. Lui giura e spergiura di non aver mai letto un libro di Bergson. Poi lo trovano con tutto uno scaffale di biblioteca di libri di Bergson e lui dice: sì, ma io li sto leggendo per capire perché sono perseguitato da quest'idea di avere seguito il bergsonismo. Io finora non l'avevo mai letto, lo sto leggendo ora per cercare di capire perché si vedono tante analogie tra me e i flussi vitali e la concezione del tempo di Bergson. Quindi lui rifiuta ogni paternità spirituale tranne quella di Goethe e di Nietzsche, eventualmente, evidentemente per insomma innalzarsi su un piedistallo. Comunque, da questa atmosfera culturale che abbiamo anche insomma disegnato nelle prime conversazioni di questo ciclo, lui trae un fatto fondamentale, cioè c'è una spaccatura netta tra la natura e la storia. La storia è il divenire, la natura è il divenuto. La storia è la vita, il pulsare è il divenire. Tra l'altro, per una particolarità dell'università tedesca, pur avendo studiato matematica e scienze, nel 1904 Spengler aveva fatto la tesi su Eraclito, che poi è stata anche successivamente pubblicata. Questo è significativo. Lui vede in Eraclito un genio aristocratico, il genio del divenire, il genio oscuro del divenire e della contraddizione. E lui sostiene che la storia è un continuo divenire che si contrappone col suo flusso continuo al divenuto che è la natura. La natura può essere indagata con metodi che ne cercano uniformità e la legge, come già aveva detto Diltay. Invece l'unico modo per entrare in contatto con la storia è l'intuizione. Appunto vi ho riportato un paio di citazioni lapidarie. Dice: in dote per la vita ho ricevuto lo sguardo, cioè lo storico deve avere occhio, deve avere sguardo. L'intelletto, il concetto, uccide in quanto conosce. Cioè l'intelletto può conoscere la natura, ma la natura è paradossalmente, secondo lui, qualche cosa di morto, è il divenuto. Ma il divenire in sé si deve cogliere proprio afferrando l'istante. L'artista, il vero storico, intuisce come qualcosa avviene. Ora, naturalmente, a questo punto, se si tratta di intuire questo intuito, questo sguardo a cui si riferisce, lui ha ricevuto in dote il dono dello sguardo, non tutti quanti hanno questo dono, quindi la possibilità di capire la storia è una possibilità legata a una sensibilità particolare. Pure qui abbiamo una epistemologia di tipo aristocratico. Soprattutto però, qual è la sua particolarità? Perché fino adesso insomma ci sono molte analogie con Diltay. Questo divenire di cui la storia consiste è che la rende superiore alla natura, per cui la natura e le scienze della natura sono completamente svalutate da Spengler, perché Spengler dice: il divenire precede il divenuto, quindi la storia, il divenire storico precede il divenuto naturale, quindi le scienze della storia precedono le scienze della natura. Addirittura lui sostiene che la fisica, anche la matematica stessa, sono relative. Quindi veramente Spengler proprio arriva al relativismo più estremo. Lui dice a un certo punto: la matematica degli arabi, la matematica degli aztechi, la matematica di noi occidentali faustiani, come lui dirà, sono matematiche diverse. Quindi addirittura le scienze naturali, pure quelle, vengono investite dal soggettivismo e dal relativismo.
ci vuole intuito per cogliere il divenire, però questo divenire è un divenire che è manifestazione della vita, vita, bios, quindi è un divenire biologico. Cioè, secondo lui, la storia deve essere intuita come un flusso, un divenire, ma un divenire di un animale. Lui esprime varie volte la convinzione che l'umanità è come un animale che si differenzia, come i cani, che pur appartenendo a una stessa specie, cioè hanno delle razze diverse, sembrano molto diversi gli uni dagli altri, così le varie civiltà umane sono degli animali appartenenti a una stessa specie, ma devono essere considerati come organismi biologici. Ora, se devono essere considerati come organismi biologici, andranno soggetti alla semplice legge della nascita, della crescita, della decadenza e della morte. Si comincia a profilare il tema del tramonto, cioè c'è un destino ineluttabile nelle varie civiltà. Le varie civiltà sono destinate alla nascita, a un periodo di fioritura e poi assolutamente, necessariamente, alla decadenza e alla morte. Spengler afferma che sulla base appunto della sua intuizione, e lui con un certo orgoglio dice: io sono uno che ha uno sguardo molto profondo, sono capace di immedesimarmi nelle civiltà, io apro una nuova epoca della considerazione della storia, compio una rivoluzione copernicana. Questa rivoluzione copernicana consiste nell'abbandonare il centro, come appunto Copernico rispetto a Tolomeo, come la Terra non è il centro dell'universo, l'Europa non è il centro della storia. Quindi io, come Copernico della storia, faccio precipitare l'Europa dal centro e vedo invece una pluralità di animali, una pluralità di espressioni della civiltà umana che sono tutte quante equivalenti. Io questo pure ho piacere di sottolinearlo, perché chi parla di multiculturalismo, equivalenza delle culture, eccetera, c'ha il suo precedente in Oswald Spengler. Cioè, esistono varie civiltà, non bisogna più vedere la storia dal punto di vista eurocentrico e soprattutto non bisogna vedere la storia come distendentesi in maniera unilineare. Cioè, lui rifiuta la cadenza età antica, medioevo, età moderna, età contemporanea. Questa scansione è assolutamente impropria. La scansione vera è questa: che esistono tante civiltà, tutte queste civiltà hanno nascita, adolescenza, giovinezza, maturità, vecchiaia e poi declino e morte, tutte quante indistintamente. Naturalmente si pongono ovviamente vari problemi, io li accenno. Il problema delineazione di un destino ineluttabile implica che non ci sia nessuno spazio per l'iniziativa, la possibilità, eccetera. Cioè, ogni civiltà ha un destino biologico iscritto al suo interno fin dalla nascita e non può assolutamente cercare di uscire dai binari della necessità. Prendo l'ultima citazione della prima pagina. Dice: la vita ha uno scopo, esso consiste nella realizzazione di ciò che è già implicito nella nascita. Cioè, ogni civiltà ha qualche cosa di implicito nella nascita, lo porta a maturazione, poi lo porta a deterioramento e muore. Naturalmente, che cosa viene portato alla luce? Questo è un problema, ne parliamo tra poco, perché ogni civiltà nasce da uno svegliarsi di un'anima, come dice lui, dal profondo dell'ottusità, del torpore animale, all'improvviso, per motivi inspiegabili, si distacca un'anima. Un'anima prende coscienza di sé. Ho preso un'altra citazione che mi pare molto incisiva: l'inizio è sempre come un grido, dice lui con questo suo linguaggio, che a volte è veramente molto incisivo. Cioè, è un caso. All'interno di questa umanità quasi vegetativa, ottusa, all'improvviso un'anima emerge. Anima è un termine che è improprio, perché Spengler inventa un nuovo termine, Seelentum. In tedesco anima, come è noto, si dice Seele. Invece Seelentum qualcuno cerca di tradurlo come animità, cioè praticamente quest'anima a cui si riferisce
Spengler, l'anima delle civiltà è qualcosa di animalesco, è anima più nel senso di animale, piuttosto che anima nel senso di spirituale, è un'anima animale che a un certo punto emerge dall'indistinzione dell'umanità, si desta da qualche parte e dà luogo a una civiltà. Le civiltà hanno più o meno un ciclo millenario, come vedremo, però appunto qua si pone un altro problema, lo accenno solo, che insomma in parte è una contraddizione, perché da una parte Spengler appiattisce tutto in un meccanismo deterministico, un destino, un ritmo biologico ineluttabile, quindi sembrerebbe che ci sia un completo livellamento, però poi ci sta questo fatto contraddittorio che ci sono tante anime, ci sta questa Seelentum specifica di ogni civiltà che si desta all'improvviso, si desta come un grido per caso e dà luogo a un ciclo che è completamente analogo a quello di un'altra civiltà, però con contenuti completamente diversi. Allora si verifica questo fatto che porta Spengler a dire delle cose a volte proprio ridicole, a volte veramente suggestive, cioè le civiltà non comunicano tra di loro, le civiltà sono tutte quante autocentrate, però hanno questo ritmo biologico identico, e allora lui inventa la sincronicità dei fenomeni culturali, cioè un fenomeno culturale del terzo, quarto secolo avanti Cristo nella Grecia classica può essere sincrono, non so, della Germania di fine 700, primi dell'Ottocento, cioè esiste una gioventù, esiste una vecchiaia, quindi ci sono dei fenomeni artistici, religiosi che si possono produrre a un certo momento dell'evoluzione di un popolo e anche a migliaia di anni di distanza, per certi aspetti sono sincroni con quelli di un altro popolo a migliaia di anni di distanza. Infatti per Spengler quello che conta è la forma, lui dice io creo una morfologia della storia universale, ci sono tante forme che cronologicamente si sono sviluppate in tempi diversi ma hanno seguito lo stesso ritmo, quindi ci può essere una sincronicità morfologica, diciamo, tra eventi artistici, religiosi, culturali che sono distanti tra loro di migliaia di anni ma si corrispondono nello sviluppo evolutivo di una civiltà con l'altra. Ora quindi da una parte questa casualità e singolarità dell'esplodere di un'anima, d'altra parte questo appiattimento di questo destino comune. Forse prima di procedere vale la pena di leggere qualche passo significativo che vi ho riportato. Appunto, il primo riguarda proprio questo fatto, diciamo, inspiegabile, casuale dell'emergere di un'anima, il nascere di una civiltà. Una civiltà, dice Spengler, nasce nel punto in cui una grande anima si desta dallo stato della psichicità primordiale di un'umanità eternamente giovane e si distacca, forma dall'informe, realtà limitata e peritura di fronte allo sconfinato e al perenne. Essa fiorisce sul suolo di un paesaggio esattamente delimitabile, al quale resta radicata come una pianta. Vedremo che ricorre questo paragone della civiltà con le piante in Spengler. Una civiltà, d'altra parte, appunto un paragone biologico, pure le piante sono organismi che vanno soggetti a decadenza. Una civiltà muore, ma poi c'è anche un altro fatto, lui lo paragona a una pianta, perché secondo lui le civiltà sono fortemente radicate nello spazio, come vedremo tra un attimo. Una civiltà muore quando la sua anima ha realizzato la somma delle sue possibilità, sottospecie di popoli, lingue, forme di fede, arti, stati, scienze. Essa allora si riconfonde con l'elemento animico primordiale. Ma finché essa vive, la sua esistenza nella successione delle grandi epoche, che contrassegnano con tratti decisi la sua progressiva realizzazione, è una lotta intima e appassionata per l'affermazione dell'idea contro le potenze del caos all'esterno, così come contro l'inconscio all'interno, ove tali potenze si ritirano irate. Non è solo l'artista a lottare contro la resistenza della materia e contro ciò che in lui vuol negare l'idea. Ogni civiltà sta in un rapporto profondamente simbolico e quasi mistico con l'esteso, con lo spazio in cui e attraverso cui essa intende realizzarsi. Una volta che lo scopo è raggiunto e che l'idea è esteriormente realizzata nella pienezza di tutte le sue interne possibilità, la civiltà ad un tratto si irrigidisce, muore, il suo sangue scorre via, le sue forze sono spezzate, essa diviene civilizzazione. Ecco quel che noi sentiamo e intendiamo nelle parole egizianismo, bizantinismo, mandarinismo.
Così essa, gigantesco albero disseccato di una foresta vergine, ancora per secoli e per millenni, può protendere le sue ramificazioni marcite. Lo vediamo in Cina, in India, nel mondo dell'Islam. Mi soffermo su due punti. Quindi una civiltà a un certo punto diventa civilizzazione, però a volte lui dice cultura. Quindi lui sostiene un dualismo tra civiltà e cultura. La civiltà è il momento del divenire, la cultura è il divenuto, la cultura è il mondo delle forme di Simmel. Ora le forme sono la morte, sono l'irrigidimento. Lui sostiene che l'Europa ha raggiunto una forma culturalmente molto matura. Ci sono tutta una serie di istituzioni, di credenze, di forme artistiche che hanno irrigidito la vita europea, perciò l'Occidente è non più una cultura, una civiltà che è vitale, ma è una cultura che è qualche cosa di morto, per cui l'Occidente si sta avvicinando alla propria conclusione, che però richiederà ancora qualche secolo, come lui dice. L'altro punto su cui mi soffermo è quello a cui avevo accennato, cioè che ogni civiltà è radicata nello spazio, cioè come si spiega questa differenza di forme, di aspetti, di manifestazioni così variopinte delle varie civiltà, perché ogni civiltà, pur incarnando un ciclo biologico, è espressione di un'anima, però quest'anima ha un simbolo originario intorno a cui costruisce tutto. Ogni civiltà è espressione di un'anima legata come a un proprio centro da un simbolo. Questo simbolo è un simbolo spaziale, cioè nasce da come la civiltà stessa interpreta lo spazio. E allora, in modo molto suggestivo, Spengler sostiene questo. Prendo gli esempi più importanti, che io vi ho riportato nello schema a pagina 2. Per esempio, la civiltà egiziana si è sviluppata lungo il Nilo, portatore dell'acqua, portatore della fecondità della natura, portatore della vita. Gli egiziani hanno sempre orientato il loro spazio sul percorso del Nilo, quindi hanno visto l'esistenza come un percorso che poi può assumere forme labirintiche come all'interno delle piramidi, un percorso che si conclude con il mistero della morte. Quindi l'Egitto ha come sua immagine spaziale la via che si conclude nell'oscurità dell'oltretomba. Poi vedremo che l'Egitto sta al centro di molte considerazioni di Spengler, che in una prima fase, cioè nel tramonto dell'Occidente, vede l'Egitto come una grande civiltà, poi invece nella fase matura, che insomma è poco studiata e studiata da meno tempo, a cui voglio accennarvi, stranamente lui cambia completamente idea, cioè dice tutto questo affannarsi a mummificare i faraoni, questo creare le piramidi gigantesche per mantenere in eterno il cadavere del faraone, eccetera, cioè tutto questo proiettarsi dell'Egitto alla fine del suo percorso verso l'aldilà lo ha estenuato. L'Egitto non è una terra eroica, è una terra in cui la morte prende il sopravvento sulla vita. Le mummie dei faraoni significano questo sforzo di un'intera civiltà per tentare disperatamente l'impossibile, cioè fare continuare la vita, e quindi è una civiltà che viene oppressa fin dall'inizio, dalla fine del suo percorso, dalla fine della via che è la morte. La civiltà antica invece è caratterizzata da una sensazione ristretta dello spazio. I greci vivono in un arcipelago, in isole, in spazi ristretti. Tutta la civiltà greca è una civiltà del piccolo. Il caos deve diventare cosmo, l'universo deve essere limitato, gli dei devono essere circoscritti con una loro personalità. La più bella manifestazione architettonica dei greci è il tempio, quindi uno spazio sacro circoscritto. La figura umana deve avere proporzioni perfette, lo Stato coincide con la città, con la polis, anche la politica deve avere dimensioni piccole, dimensioni ristrette. Quindi la civiltà antica, la civiltà greca è la civiltà del piccolo, dello spazio piccolo. L'altra grande intuizione di Spengler riguarda la civiltà araba o la civiltà magica. La civiltà araba o magica, paradossalmente, finisce più o meno ai tempi di Maometto, comincia
più o meno ai tempi di Cristo, cioè la civiltà araba o magica è una civiltà che non coincide con l'Islam, anzi semmai tende a finire quando è cominciato l'Islam. È una civiltà nata appunto in terre medio orientali, ma che ha avuto una grandissima influenza, è una civiltà della caverna. Lo spazio della civiltà arabo-magica, ma direi pure cristiana in qualche modo, perché lui per esempio considera Sant'Agostino un pensatore diciamo assolutamente non ascrivibile al cristianesimo, ma ascrivibile a questa mentalità della caverna che comporta l'incontro tra la luce e le tenebre, implica la penombra, implica il mescolarsi del divino col terreno, col materiale, implica il mistero appunto del Cristo come in parte Dio, in parte uomo. È una civiltà in qualche modo del chiaroscuro, è una civiltà in cui il materiale viene inondato di senso spirituale, è una civiltà in cui l'umanità rinasce col battesimo, cioè rinasce con un'acqua che è un'acqua materiale ma che è diventata acqua lustrale purificatrice. Quindi lui sostiene che la civiltà arabo-magica è la civiltà che più si deve studiare, la civiltà meno chiara, di cui gli storici meno hanno avuto la percezione della sua assoluta originalità intorno allo spazio della caverna, e quindi la mette, diciamo, quasi da parte come un oggetto di studio futuro. Poi c'è come grande civiltà la civiltà appunto occidentale, la civiltà nostra, che lui chiama faustiana, che invece è legata all'infinità dello spazio, lo spazio infinito. Quindi l'Occidente che si è messo per mare, che ha circumnavigato la Terra, che ha scoperto un altro continente, l'Occidente che ha creato stati dinastici sovranazionali, che ha creato imperi, l'Occidente che ha creato il calcolo infinitesimale, che ha scoperto il microscopio, il telescopio, l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, l'Occidente che è arrivato a moltiplicare tutte le forme di manifestazione artistica fino a disincarnare l'arte dalla materia. Insomma, ci sono le più svariate manifestazioni della civiltà occidentale, tecnologiche, artistiche, che per lui coincidono con la sconfinatezza dello spazio. E naturalmente per questo la chiama anche civiltà faustiana, è l'infinitezza anche della volontà di potenza, l'Occidente che fa guerra a tutto il mondo, che colonizza tutto il mondo, che vuole conquistare tutto il mondo, che vuole affermarsi dappertutto. Quindi una civiltà faustiana come espressione infinita di volontà di potenza, l'Occidente che ha dato origine alla scienza come volontà faustiana di conoscere tutto, di abolire ogni mistero. Secondo lui, appunto, però, l'Occidente è nella fase del tramonto. Si sta per profilare, secondo lui, un'altra civiltà più giovane che emergerà, che è la civiltà russa. Questa civiltà russa però non ha niente a che vedere con la rivoluzione d'ottobre che si era compiuta un anno prima. La civiltà russa è la civiltà della pianura sconfinata, cioè il russo ha di fronte uno spazio orizzontale. In questo senso è anche uno spazio egualitario, ma secondo lui è uno spazio egualitario della servitù della gleba, dell'abbassare il capo. È anche un'uguaglianza nella fratellanza. I russi sono portatori della fratellanza, sono portatori di un livellamento, sono portatori di una tendenza alla servitù, sono portatori di un livello all'indistinzione della pianura, con tipica, insomma, salto pindarico di Spengler, sono portati quindi al misticismo, ma sono, diciamo, il popolo dell'avvenire. Pure qui ci sta da sottolineare che Spengler dice delle cose che sembrano assolutamente nuove, perché le dice con un linguaggio veramente a volte di forte pregnanza intuitiva, a volte un linguaggio ridicolo, a volte geniale, ma qua si può ricordare pure il nostro Bruno Bauer, di cui abbiamo parlato, che in Russia e germanesimo per altre vie pure vedeva l'emergere della civiltà slava. Quindi voglio dire, sono idee espresse con forte originalità, ma a volte non sono idee originali queste di Spengler. Continuiamo allora, torniamo dopo questa caratterizzazione. Quindi le civiltà sono forme biologiche, nascono dal distaccarsi di un'anima dal fondo oscuro, indistinto,
l'anima dal luogo alla civiltà, ma la intesse intorno a un simbolo centrale. Questo simbolo centrale è legato alla percezione dello spazio, quindi c'è la civiltà della via egiziana, la civiltà dello spazio piccolo greca, la civiltà della caverna arabo-magica, la civiltà dello spazio infinito occidentale faustiano, la civiltà della pianura sconfinata russa. Ripeto, torniamo però a vedere la tipologia più generale. Allora, vediamo la seconda citazione. Quindi, ognuna di queste civiltà tramonta. Questo è il senso di ogni tramonto della storia, il senso del compimento interno ed esterno, dell'esaurimento che attende ogni civiltà vivente. Di tali tramonti, quello dai tratti più distinti, il tramonto del mondo antico, lo abbiamo dinanzi agli occhi, mentre già oggi cominciamo a sentire in noi e intorno a noi i primi sintomi di un fenomeno del tutto simile quanto a decorso e durata, il quale si manifesterà nei primi secoli del prossimo millennio, il tramonto dell'Occidente. Insomma, vedete già dalle cose che stiamo dicendo, si tratta di una grande sinfonia di filosofia della storia in cui ci sta tutto e il contrario di tutto, ci stanno intuizioni geniali e ridicolaggini. Il problema è questo tipo di affermazioni: siamo arrivati alla soglia del tramonto nel momento in cui la Germania era stata sconfitta, ebbe grande successo perché praticamente i tedeschi si trovarono confortati all'idea, non è che siamo stati sconfitti noi, il Reich, Guglielmo, eccetera, è l'Occidente che è di fronte a un momento di vigilia della sua crisi definitiva. Quindi, insomma, paradossalmente il tramonto dell'Occidente ebbe successo perché aiutò i tedeschi a fare i conti con la loro sconfitta, considerandola un episodio di una sconfitta di ben più ampia portata, la sconfitta dell'Occidente intero. Non v'è dubbio che, in opposto al darwinismo e con rigorosa esclusione di ogni finalismo quanto all'origine delle specie, la biologia del futuro farà della durata predeterminata delle specie e dei generi il punto di partenza per un modo tutto nuovo di impostare i suoi problemi. La durata di una generazione di esseri, non importa di quale specie, è un fatto che ha un significato quasi mistico. Cioè, le specie durano un determinato tempo, un cane può campare 15-16 anni, un uomo 70-80 anni, una farfalla 24 ore, dice Spengler. Le civiltà, secondo lui, le civiltà durano circa 1000 anni. Bisogna quindi capire che l'Occidente ha ancora un paio di secoli di vita, ma saranno i due secoli appunto di decadenza, cominciare dall'inizio attuale del nostro millennio. In un mondo non ancora supposto, questi rapporti valgono anche per tutte le civiltà superiori, in un modo ancora non meditato. Nel periodo delle sue origini, nella sua ascesa e nel suo declino, in ognuna delle sue fasi e delle sue epoche interiormente necessarie, ogni civiltà ha una determinata durata, una durata che è sempre la stessa e che sempre ricorre con l'insistenza di un simbolo. Ora, che cosa ne estrapola ulteriormente Spengler? Il fatto che a questo punto si può conoscere il passato delle civiltà e anche il futuro delle civiltà, si può fare una prognosi delle civiltà pur non avendo elementi empirici a disposizione. Cioè, se ogni civiltà è come un organismo biologico, noi sappiamo che l'Occidente tramonterà, va incontro a una decadenza, quindi noi possiamo, diciamo così, antivedere il futuro. Come pure lui dice, con questa grande carica di immedesimazione che aveva, io posso ricostruire anche le civiltà del passato, la mentalità della caverna, la mentalità araba, la mentalità del chiaroscuro, la mentalità degli egiziani. Io non ho bisogno di trovare documenti letterari, testi, eccetera. Io la posso ricostruire come un paleontologo dall'osso di un animale preistorico, più o meno sulla base della morfologia, non a caso, con la scienza della forma, può ricostruire l'intero animale. Io da un frammento del passato posso ricostruire non solamente tutto il passato, ma posso ricostruire pure il futuro, perché appunto un organismo è soggetto a una legge ben precisa. Quindi la storia può diventare prognosi anche del futuro. Allora concludiamo con le citazioni. Dice, pagina 4, sempre dal tramonto dell'Occidente: spero di dimostrare che tutte le grandi creazioni e le forme della religione, dell'arte, della politica, della società, dell'economia e della scienza in tutte le civiltà si compiono e si spengono sincronicamente, senza eccezione, che la struttura interna di quelle dell'una civiltà corrisponde assolutamente alla struttura di tutte le altre, che
che in una data civiltà non vi è un solo fenomeno avente un significato fisiognomico profondo nell'immagine storica di cui non si possa ritrovare la controparte nelle altre, e invero in una forma ben definita e nel suo luogo ben determinato. Per comprendere questa omologia fra due fatti è tuttavia necessaria una profondità di sguardo e un'indipendenza da ciò che si lega alle apparenze esteriori, ben diverse da quelle finora riscontrabili fra gli storici, che non si erano mai sognati di pensare, per esempio, che il protestantesimo trovi il suo riscontro nel movimento dionisiaco e che il puritanesimo inglese in Occidente corrisponda nel mondo arabo all'Islam. Cioè, vedete, questi per esempio sono tipici accostamenti di Spengler che fanno pensare, cioè per esempio vedere il puritanesimo come l'equivalente in Occidente dell'Islam è problematico, però nello stesso tempo è pure suggestivo, insomma, cioè in altri termini lui adopera il metodo dell'analogia. Lui dice: mentre appunto nelle scienze naturali si è fiduciosi del rapporto di causa ed effetto, nella conoscenza della storia universale dobbiamo essere fiduciosi dell'analogia. Quindi noi non conosciamo bene un fenomeno, però attraverso l'analogia con un fenomeno sincronico in una certa cultura, in una certa civiltà, possiamo approfondire, conoscere pure le parti mancanti di un fenomeno che conosciamo superficialmente ma è sincrono in un'altra civiltà. Da queste vedute deriva la possibilità di un'indagine che va ben oltre le ambizioni di ogni precedente storiografia, la quale si limitò essenzialmente a considerare il passato a noi noto, ordinandolo secondo un semplice schema lineare. Si tratta della possibilità di superare il limite del presente, di determinare anche le epoche non ancora trascorse della storia occidentale nella loro forma interna, nella loro durata, nel loro ritmo, nel loro senso, nelle loro conseguenze. Non solo, ma insieme a ciò è data anche la possibilità di ricostruire, in base a nessi morfologici, epoche sconosciute e già da tempo scomparse, intere civiltà del passato. Un tale procedimento non sarà dissimile da quello della paleontologia, oggi capace di fornire dati ampi e sicuri sullo scheletro e sulla specie di un dato animale, partendo da un solo frammento del suo cranio che si sia ritrovato. Quindi, conclude dicendo, ci vuole però per fare questo una sensibilità fisiognomica, non finisco di leggere la citazione, ma lui là dice, ci vuole una sensibilità fisiognomica, cioè bisogna sapere cogliere le analogie, i tratti simili. Ci sono delle persone che hanno la capacità di individuare una fisionomia, appunto si dice nel linguaggio ordinario, io non sono fisionomista, non ti ho riconosciuto, non ti ho saputo scorgere nella folla. E Spengler dice qualche cosa di simile: io ho la capacità fisionomica, cioè io ho questo intuito capace di scorgere le analogie. Non ce l'hanno tutti. Naturalmente a questo punto non è possibile una scienza storica, si tratta di qualche cosa, ancora una volta, non a caso, più che altro simile all'arte. Ora vorrei sottolineare brevemente, in pochi minuti ancora, lo Spengler, diciamo, oltre il tramonto dell'Occidente, perché accenno soltanto al fatto Spengler, quindi nel 1818 e 1822 pubblica i primi due volumi di quest'opera, poi passa per una fase in cui si dedica, diciamo così, al pensiero politico. Scrive un libro che pure questo ha un notevole successo, cioè Prussianesimo e socialismo. Io a questo libro ho accennato quando parlammo della Repubblica di Weimar l'anno scorso. Lui sostiene che il socialismo tedesco è di carattere diverso da quello inglese, non ha a che vedere con le teorie di Marx. Nel socialismo prussiano c'è qualche cosa di etico, c'è la volontà di potenza di Nietzsche, negli squadroni di operai che marciano con passo cadenzato vede non la lotta di classe ma la volontà di potenza nicciana. Quindi sostiene un'appartenenza del proletariato tedesco, diciamo, al mondo della volontà di potenza, insomma lo legge, come devo dire, in chiave di destra e non di sinistra, e soprattutto naturalmente a questo punto qua siamo sempre agli inizi degli anni 20, insomma Spengler diventa il beniamino diciamo dell'establishment tedesco, diventa proprio il beniamino, nel senso viene invitato nelle ville, nelle dimore dei grandi industriali eccetera. Su questo ironizza ampiamente, su questo ammicca Theodor Adorno in una famosa critica a Spengler.
Però Spengler, insomma, è un personaggio strano, curioso, assolutamente originale. Lui nel 1933, cioè quando il nazismo va al potere, e lui fa parte ovviamente della cultura tradizionale di destra, molti nazisti lo hanno visto come quasi il loro antesignano, il loro teorico, scrive Jahre der Entscheidung, anni decisivi, che appunto è uno dei libri che Mussolini fa tradurre in italiano, 1933, anni decisivi. Lui paradossalmente dice basta che questo frastuono del nazismo, mica tutta questa cagnara eccetera, questa è la vera incarnazione del sangue tedesco. Il sangue tedesco è ben altro, quindi si arrabbiano i gerarchi nazisti, però insomma lui, come vuol dire, viene difeso da altre ali del nazismo, però non si allinea, non vede nell'ascesa al potere di Hitler realizzazione del germanesimo. Naturalmente quindi prende le distanze, nel senso che ci sarebbe un elemento di eccessiva, diciamo, modernità, di eccessiva esteriorità nel nazismo. Lui, se vogliamo, diciamo, per qualche cosa di più profondo, naturalmente non qualche cosa di più profondo che va in un'altra direzione, perché questi anni decisivi sono un libro contro il proletariato e contro, diciamo, le altre razze, è un libro razzista e classista in una maniera esasperata, però è un libro tradizionalista, razzista e classista contro insomma l'esteriorità, secondo lui, del nazismo. D'altra parte lui continua un po' questo confronto con il nazismo, poi muore 3 anni dopo, nel 1936, quindi non è che c'è stato uno sviluppo né di polemiche né di persecuzione né di altro, perché ripeto, poi in molti lo vedevano come un ispiratore del nazismo stesso. È significativo che lui allo sviluppo del razzismo dà un contributo proprio sulla base della sua teoria delle civiltà, cioè le civiltà sono assolutamente autonome le une dalle altre, nascono da una anima animale, da una selentum particolare. Questa selentum non ha nessuna comunicazione con le altre anime, quindi le civiltà, i popoli e le razze sono assolutamente distinti gli uni dagli altri, e ognuno si erige il suo sistema di valori. Vi ho messo nelle citazioni qua in grande: vi sono tante morali quante civiltà. Ora, a questo punto esiste il razzismo, cioè le altre civiltà sono frutto di altri popoli, di altre razze, sono altri animali. Però l'animale tedesco è più sanguigno, si è sottratto all'estenuazione del resto dell'Occidente e ha il diritto di imprimere la sua forza sulle altre razze. Io insisto ancora una volta, anche se non è il caso ora di soffermarci su questo, che sul fatto che questo tipo di teorizzazione della superiorità della razza tedesca, lui non dice neppure razza ariana, di questo germanesimo eccetera, perché lui poi parla di selentum, quindi non parla proprio di razza, parla di un'anima animale, ma che sempre è qualche cosa di vitale, non è qualche cosa di fisso come una razza. La razza, lui lo dice, la razza poi in fondo è un fatto pure contraddittorio, perché sembra qualche cosa che si è fissato, pure quello tende a essere qualche cosa di morto, di troppo naturale. E invece appunto lui fa riferimento all'animosità, alla selentum. Ora non è un caso che insomma questa sua teorizzazione della selentum tedesca nasce su base relativista. Io questo lo continuo a sottolineare: dal relativismo al nazismo il passo è abbastanza breve. Dunque, fino poi, tranne questa parentesi del libro sugli anni decisivi, gli anni della decisione, Jahre der Entscheidung, però tutti gli ultimi 10 anni Spengler li aveva passati in un altro lavoro febbrile, un altro accumulo decennale per un altro libro che lui avrebbe voluto chiamare Storia Universale. Nell'accumulare questi materiali sterminati, lui si era confrontato, era entrato addirittura in amicizia con vari antropologi, etnologi, con cui aveva avuto scambi anche vivaci personali di opinioni, legandosi in amicizia, perché poi appunto aveva intuizioni geniali. Ora, la morte improvvisa nel 1936 non gli permette di scrivere questa Storia Universale. Allora, i materiali però erano molto ampi, aveva pure scritto
pubblicato qualche saggio preparatorio, saggi molto suggestivi, per esempio un saggio basato sull'invenzione del carro da guerra, che secondo lui nel secondo millennio avanti Cristo ha creato una rivoluzione tra i popoli, una rivoluzione interna ai popoli, una gerarchizzazione nuova. Quindi scrive dei libri, dei piccoli saggi su riviste, però accumula un materiale enorme. Questo materiale è stato pubblicato di recente sotto forma di due volumi, uno intitolato Frühzeit der Weltgeschichte, cioè i primi tempi, i primordi der Weltgeschichte, della storia mondiale, e un altro di scritti più vari, Urfragen, cioè problemi fondamentali, problemi originari. Ora, qual è la caratteristica del primo di questi due volumi di inediti, cioè diciamo questa prima parte della storia mondiale mai pubblicata, cioè Frühzeit, primordi der Weltgeschichte, della storia mondiale? È questo, che lui apre alla preistoria, cioè nel tramonto dell'Occidente la preistoria è lo stadio sonnacchioso vegetativo che precede il distacco di un'anima, come abbiamo visto pure nella citazione che abbiamo letto. Ma lui sostiene che la storia è solo storia delle civiltà, e le civiltà sono non comunicanti tra di loro, perché nascono quando c'è quest'anima che si distacca. Ora invece in Frühzeit der Weltgeschichte lui cerca di risalire alle, diciamo, civiltà preistoriche, o comunque alla preistoria, e quindi vede la storia dell'umanità scandita in quattro periodi. Il primo periodo lo chiama semplicemente periodo A, è un periodo che dura degli ultimi 100.000 anni della storia dell'umanità o preistoria dell'umanità. Questo periodo, col suo linguaggio, è il periodo del granito, è un periodo granitico, è un periodo in cui però succede un fatto fondamentale, è una svolta, nasce la mano. Cioè l'uomo comincia a essere Homo Faber, si confronta con questa muraglia rocciosa granitica della natura e comincia lentamente a sgretolarlo. Quindi c'è il periodo A, che è il periodo degli ultimi 100.000 anni, il periodo della mano. Il periodo B invece è il periodo degli ultimi 10.000 anni, e lui lo chiama il periodo del cristallo. E nel periodo del cristallo, della trasparenza, insomma, nasce, si direbbe in termini hegeliani, la coscienza e addirittura l'autocoscienza, cioè nei termini suoi nasce l'anima. Quindi prima nasce la mano, la capacità dell'uomo di aggredire piano piano la natura, di sgretolarne la graniticità. Poi negli ultimi 10.000 anni si sviluppa la consapevolezza animale dell'uomo, l'anima, sempre, vi ripeto, in senso strettamente legato all'animale. Poi ci sono un periodo C e un periodo D. Per quanto riguarda il periodo C, io penso che è una novità interessante nel pensiero di Spengler, ma non solo nel pensiero di Spengler. Nel periodo C, dice Spengler, si sviluppano le civiltà ameba, di cui vi ho riportato lo schema a pagina 2. Questo periodo è un periodo di 5.500 anni, che grosso modo va dal, più o meno nelle sue periodizzazioni, dal 7.000 avanti Cristo al 1.500, intorno al 1.500 avanti Cristo, poi varia nelle varie zone del mondo, ma grosso modo sono 5.500 anni in cui si sviluppano delle civiltà che lui chiama ameba, da moibè, movimento in greco, cioè delle civiltà che sono come delle amebe, microorganismi che si muovono. Poi successivamente, e concludiamo, arriviamo al periodo D, che è il periodo delle civiltà vere e proprie, che lui chiama civiltà piante, cioè le civiltà che appunto non sono più nomadi, non sono più mobili, sono radicate, hanno quei cicli che abbiamo detto nel tramonto dell'Occidente: nascita, crescita, maturità e morte. Questi cicli sono di circa 1.000 anni ognuno. Ora però la novità interessante è questa, che nel periodo delle civiltà ameba c'è una mobilità e si crea, diciamo, una circolazione tra le civiltà preistoriche, che invece non esiste
veniva rifiutata nel tramonto dell'Occidente, in cui ogni civiltà era autocentrata. Quindi sono degli scritti estremamente impregnati di fantasia, però estremamente suggestivi. Cioè, lui sostiene questo: è vero che le civiltà attuali sono piante, sono radicate, hanno le loro fisionomie. Anzi, lui sostiene, se io prendo un uomo di religione egiziano, io posso capire perfettamente com'era, è completamente diverso da un uomo di religione, appunto, del protestantesimo o del buddismo. Se io prendo uno scriba egiziano, è diverso da un impiegato, diciamo, un contabile assiro o un contabile della Germania guglielmina. Cioè, lui sostiene, ci sta proprio una forte possibilità di individuare nelle loro differenze tutte le manifestazioni storiche, pur nella loro sincronicità. Un sacerdote delle origini in Cina, in India, in Egitto è diverso, e così un burocrate moderno è diverso, eccetera, eccetera. Ora, quindi, questa forte differenziazione. Invece, in questi primordi della storia originaria, ci sta una mobilità, cioè ci sono queste tre civiltà ameba che hanno seminato, si sono mosse. Ma questo fatto dura ancora oggi, cioè lui rivede tutta la tipizzazione del tramonto dell'Occidente, perché sostiene che la preistoria preme sulla storia, cioè lui comincia un cammino a ritroso in cui sostiene che le civiltà piante, cioè le civiltà come noi le conosciamo, le civiltà dell'epoca appunto storica, sono fortemente dipendenti da delle impronte di animosità, di animalità precedenti, che sono dovute alle epoche preistoriche. Allora, queste civiltà ameba di 5.500, o meglio, che sono durate per 5.500 anni fino al 1500 a.C., si chiamano Atlantis, con un percorso che va dall'Irlanda all'Egitto. Questa civiltà ameba, Atlantis, è caratterizzata dal culto dei morti. Ci sono grandi costruzioni per ospitare i morti, appunto le piramidi egiziane oppure i templi di Knos. Insomma, lui vede in tutto quest'arco, nelle grandi costruzioni preistoriche misteriose dell'Irlanda, vede sepolcri per appunto questo sovrastare della morte sulla vita. Invece la civiltà Kash, che va dal Mar Rosso all'India, è una civiltà in cui rispetto alla morte si manifesta una certa indifferenza. Le sepolture non manifestano questa attenzione a dare un corredo al morto per fargli affrontare la vita nell'aldilà. Non ci sono grandi monumenti e addirittura ci sono delle forme di o sepoltura o addirittura incinerazione, quindi secondo lui una minore pressione della morte. Nella civiltà Turan, che è la civiltà del nord, dall'Europa centrale alla Cina, si manifesta invece un carattere freddo, una religione fredda. La vita predomina sulla morte, la morte viene disprezzata e la vita è concepita come una battaglia. È un'epoca degli eroi. Gli eroi tipici sono Achille e Siegfriedo, cioè si viene a creare un asse che va dal mondo teutonico tedesco fino alla Cina, passando pure per la civiltà classica. Ora non mi voglio soffermare, ma insomma questa lettura è, diciamo, che ancora, come devo dire, è in corso. Cioè questa nuova configurazione della filosofia della storia di Spengler non ha dato luogo ancora a delle grandi maturazioni anche negli studi, perché in effetti è una forte revisione del tramonto dell'Occidente. Nel tramonto dell'Occidente, per esempio, paradossalmente, il mondo classico e il mondo faustiano venivano contrapposti. Il mondo classico viene visto come un mondo insomma, tendenzialmente passivo, secondo appunto Spengler, contrapposto allo splendore del mondo egizio e contrapposto all'Occidente faustiano. Invece, con questa nuova tipologia più dinamica, lui sostiene che Turan, questa antica civiltà del nord, ha impregnato la civiltà antica rendendola eroica, la civiltà cinese e indiana rendendola eroica, e la civiltà faustiana. Quindi praticamente attraverso questa categoria
della civiltà Turan, l'Occidente classico e l'Occidente faustiano moderno, che prima erano separati nel tramonto della civiltà, vengono di nuovo riunificati in nome appunto di un elemento di vittoria sulla morte, di un disprezzo della morte, di un eroismo e di un atteggiamento faustiano. Però io accendo solo queste cose che, ripeto, insomma, sono oggetto degli studi più recenti, e credo che, insomma, come devo dire, qua è un problema di metodologia degli studi, degli studi storici, ma questa attitudine morfologica di Spengler è purtroppo molto arbitraria in certi tratti, però è pure suggestiva, cioè è il tentativo di identificare uno spirito profondo delle civiltà. Bene o male, oggi Hutchison ha scritto appunto questo Clash of Civilizations, ci sono dei tentativi di rileggere la storia umana all'insegna di 6, 7, 8 grandi blocchi di civiltà che tendono a contrapporsi. Ora, a parte le scemenze del ministro Castelli, insomma, di tutti questi politicanti italiani che orecchiano, sputano sentenze incredibili, eccetera, però, insomma, questa tipologia delle civiltà basata in buona parte sulla tipologia delle religioni, poi è significativo che Spengler basa queste tipologie a partire dalla considerazione della morte, cioè uno degli elementi discriminanti, il primo, è la dimensione spaziale. I simboli originari, profondi di ogni civiltà sono simboli spaziali, però poi lui dopo immediatamente ricorre all'immagine della morte. Ora, i vari modi di avere a che fare con la morte, secondo lui, stanno alla base di queste civiltà ameba, che poi stanno alla base delle civiltà storiche. Sono affermazioni in gran parte arbitrarie, però insomma qualche elemento interessante ce l'hanno per capire le differenze pure nel mondo contemporaneo. Scusate, veramente chiudo. L'ultimo libro, diciamo, cioè l'ultima parte raccolta, messa assieme, di questo libro mai scritto sulla storia universale, Urfragen, problemi originari, Ur, sapete, in tedesco significa origine, arriva a una metafisica della vita, cioè insomma, come devo dire, io penso si possa dire che Spengler, in questa sua visione onirica, diciamo, regredisce dalla storia alla preistoria, dalla preistoria in Urfragen regredisce a qualche cosa di più originario, cioè dietro la preistoria ci sta la comune appartenenza al fenomeno vitale. Il fenomeno vitale apparenta tutti gli esseri viventi, che tutti quanti sono soggetti appunto al ciclo della gestazione, nascita, crescita, eccetera, eccetera. Però lui soprattutto crea una vera e propria metafisica della vita sulla distinzione tra vegetale e animale. Il vegetale non è libero, è vincolato, è radicato al suolo, non si può spostare, è oscuro, è una manifestazione del cosmo. Beh, sembra una banalità, però quello che è interessante è che l'animale, in cui rientriamo pure noi, invece è caratterizzato dall'essere un microcosmo, cioè non è una parte del cosmo bloccata, si può muovere, diventa autocentrato, ha un centro intorno a sé, diventa un cosmo, un piccolo cosmo, però a questo punto è libero, ha il movimento rispetto al vegetale, però è scisso, perché questo piccolo cosmo autocentrato si scontra con il cosmo in grande. Questa libertà è una libertà faticosa, quindi l'animalità si sviluppa sulla base della scissione. L'animalità significa scissione. Ora, l'animale a sua volta si divide in un nucleo e una patina. Il nucleo è dato dalle funzioni irriflesse, automatiche, riproduzione, digestione. Il nucleo è quello che un altro linguaggio chiamerebbe inconscio, ed è la sede dell'anima. Cioè, paradossalmente, l'anima per lui è qualcosa che dà vita, dà forma all'animale nel profondo, nell'interiorità più vicina poi in fondo all'elemento vegetativo. La patina invece, cioè la parte esteriore, è data dai sensi, dalla vista, dall'orecchio, dalle sentinelle che mettono continuamente in guardia questo essere in pericolo, questo microcosmo che è l'animale, sempre minacciato dal cosmo in grande, dal macrocosmo.
I sensi, le sentinelle, sono collegate all'intelletto. I sensi e l'intelletto sono la patina. Quindi, in altri termini, lui divide il mondo vegetale dal mondo animale. Il mondo animale lo vede diviso tra un nucleo che ha al proprio interno l'anima. Quindi, paradossalmente, l'anima non è qualche cosa di meno materiale, qualcosa di più materiale, di più profondo, e un elemento più recente evoluzionisticamente, più superficiale, che sono i sensi e l'intelletto. Ora, e concludo, questo dualismo tra nucleo e patina, tra anima e sensi, intelletto, in qualche modo è la riproduzione del dualismo tra civiltà e cultura. E Spengler, diciamo, come lo dire, usiamo questa espressione, simpatizza per il nucleo contro la patina. Il nucleo può continuare a sopravvivere pure se la patina viene meno. Quello che conta è l'anima, quello che conta è il profondo. Quello che conta al limite non è manco l'animale, è l'elemento vegetale dell'animale. Quello che conta non è la cultura estenuata, la cultura, che dice lui, è senza anima. La cultura o civilizzazione è senza anima. Quello che conta è la civiltà, cioè la sua radice animale. Allora, siccome noi viviamo in un'epoca di civilizzazione, cioè di cultura estenuata, di cultura senza anima, l'esterno ha perso il collegamento con l'interno, siamo alla vigilia del tramonto. Allora, paradossalmente, con questo linguaggio completamente nuovo, strano, legato a Darwin, all'evoluzionismo, in Urfragen ritorna alla tesi fondamentale del tramonto dell'Occidente, cioè noi siamo oramai una cultura senza anima destinata a ripiombare nella pura, nell'abisso dell'indistinzione pre-civile. Io mi fermo a questo punto, devo dire la verità, mi sono divertito a studiare Spengler, perché è un pensatore che anche alla luce di queste, di questi libri frammentari, insomma raccolti oltre il tramonto dell'Occidente, risulta un pensatore pieno di suggestioni, pieno di stimoli, naturalmente tutti quanti discutibili, ma comunque sicuramente che accende delle suggestioni. Io poi vi sto parlando di libri che, insomma, ammontano a migliaia di pagine, perché il personaggio, insomma, ripeto, prima in 10 anni di preparazione del tramonto dell'Occidente, poi negli altri 10 anni di preparazione della storia universale, veramente ha passato a setaccio tutta la cultura storiografica, etnologica, psicologica, eccetera. Quindi sono libri in cui veramente si trovano anche tracce un po' perdute della nostra tradizione. Per esempio, io sono convinto che l'idea della morfologia, che va presa con le molle, può essere contraddittoria, ma l'idea di una ripresa di un'analisi morfologica può essere molto suggestiva. Allora, né condanna né assoluzione, vediamo un poco dal dibattito se viene fuori qualche altro. Io vi ho anche lasciato questo saggio di Gerratana, che è un saggio, Gerratana è uno studioso, vicino per certi aspetti, per prendere un nome, allo Surdo, insomma, quindi di tradizione, illuministica, eccetera, comunque un saggio molto aggiornato e attento, vi potrà essere utile se volete approfondire alcuni temi. Il professor Tonini, no, se poi, scusa, se è già predisposto, vabbè, vediamo se funziona pure qui. Va bene, né condanna né esaltazione, però l'impressione è che certe volte le ricche eredità fanno molto male. Certe volte le ricche eredità possono fare molto male.
Comunque, mi ponevo due problemi. Uno, com'è possibile il concetto di storia all'interno di questo quadro, dove sono delineate le civiltà, ciascuna avente un suo cammino, un suo divenire, che si ripete, almeno nelle forme, in tutte le altre, secondo un andamento che ha qualcosa di ciclico. E poi ti volevo chiedere anche se come mai da questo discorso di Spengler sono completamente assenti, almeno così mi è sembrato di capire, considerazioni sulle istituzioni. Il problema è quello del concetto di storia. Nella storia svolgono una loro funzione determinante le istituzioni. Mi pare che da questo discorso di Spengler siano assenti, o mi sbaglio, le istituzioni. Allora parto dalla seconda domanda. Le istituzioni in queste grandi opere di storia universale vengono in secondo ordine, cioè ripeto, quello che conta è il mondo simbolico, è il mondo del contatto con la morte. Il mondo delle istituzioni, come dire, è un mondo che viene dopo, è un'escrescenza, è qualche cosa, diciamo, di derivato, di secondario. Il mondo delle istituzioni ovviamente è più presente invece nelle opere politiche, come per esempio Prussia e Germanesimo, e in anni decisivi, e lì praticamente Spengler è contro la democrazia, contro il livellamento, contro le istituzioni statali, insomma è contro tutto quello che è in qualche modo l'armamentario politico moderno. Quindi la fama, insomma, in buona parte giustificata di Spengler reazionario è legata soprattutto alle opere che però sono opere, diciamo, minori di filosofia politica, in cui tutti gli strumenti della politica moderna, soprattutto la democrazia rappresentativa, vengono visti proprio come una maledizione, insomma. Quindi le istituzioni sono più presenti e condannate in queste opere di pensiero politico. E per quanto riguarda l'altra domanda, appunto c'è questo problema, cioè questa storia di Spengler praticamente manca di un, essendo appiattita sul biologico in qualche modo, non è una vera storia. Cioè c'è la contraddizione che esiste un divenire, c'è il divenire però della nascita, della maturità, della vecchiaia e della morte, ma è un divenire di carattere naturalistico. Non è un caso, appunto, ho ricordato questa tesi sua di dottorato su Eraclito, cioè il divenire storico è ricondotto a un divenire biologico. E quindi, se vogliamo, siccome si è sempre detto nel mondo naturale ci sta il movimento, c'è il divenire ma non c'è storia, si potrebbe dire che questo appiattimento di Spengler del divenire storico sul divenire biologico cancella la specificità della storia, tant'è vero che, come si vede pure semplicemente dalle citazioni che abbiamo visto, lui adopera a piene mani questo concetto di sincronicità, che è un concetto in qualche modo non storico, cioè tutto è sincrono, l'Islam e il puritanesimo inglese, che sono due cose così diverse, eccetera, per lui si possono mettere, lui fa pure delle tavole di comparazione nei suoi libri, si possono mettere sullo stesso piano, pur essendo l'Islam del VII secolo d.C. e il puritanesimo del XVI, insomma. Quindi effettivamente è una paradossale filosofia della storia senza storia, perché la storia è ridotta alla biologia. Prego, il professor Kaltenbacher. Solo brevissimamente,
ha chiamato suggestive alcune osservazioni di Spengler e lei evidentemente ha espresso qualche giudizio positivo, diciamo, si è divertito nella letteratura, ha detto, mentre gli altri giorni ha sottolineato sempre il pericolo, diciamo, che nasce da queste osservazioni. La mia domanda è dove si vuole fermare, diciamo, in queste suggestioni, dove si deve fermare come teoria per non diventare un ismo, cioè un relativismo, un'altra teoria ingiustificata? No, ringrazio la domanda, cioè ritorno a un aspetto che ho sfiorato nella mia conversazione, cioè Spengler è un personaggio bislacco che ce l'ha con l'Accademia, anzi lui ce l'ha pure in particolare con i filosofi eccetera, dice che la sua è la vera filosofia e sostiene: io, tranne il fatto che ho letto Goethe e Nietzsche, io comincio da zero. Naturalmente questo, la critica più recente lo testimonia sempre più infondato, cioè lui dipende da tutta la cultura della fine dell'Ottocento, in particolare quindi dipende da Dilthey, si sente fortemente in questa sua affermazione della priorità dell'intuizione, si sente la eco dell'Erlebnis dilthaiano, quindi si può considerare effettivamente come l'ultimo anello della catena che, insomma, prendendo solamente gli anelli principali, abbiamo visto in Dilthey, Simmel e poi lui. Io però ho voluto provocatoriamente iniziare questa conversazione sostenendo che questo relativismo è estremo, perché appunto veramente più relativisti di Spengler è difficile che si possa essere. Lui sostiene che la natura, con tutte le scienze della natura, dipende dalla storia intesa a modo suo, che si può cogliere solo per intuizione, quindi anche la matematica stessa è relativa. E più relativismo dell'affermazione della relatività della matematica credo che non ce ne possa essere. Quindi lui è in qualche modo l'anello estremo di questa catena relativista, irrazionalista, che ha i suoi fondamenti nella cultura tedesca della metà dell'Ottocento. Però io quello che ho cercato di dire, insomma di far emergere con le citazioni, con la mia conversazione, spero di aver fatto emergere il fatto che c'è anche qualche cosa d'altro. Cioè, in tutta questa, se uno lo dovesse definire, è l'estrema deriva del relativismo. Poi naturalmente il relativismo comporta questo: se tutto è fondato sull'intuizione, su una capacità artistica che lui pensa di avere mentre altri non hanno, uno sguardo, come dice appunto nella prima citazione che ho riportato, è chiaro che si cade nell'arbitrio. Cioè tutta una serie di cose che dice Spengler sono state proprio ampiamente demolite come arbitrarie, come assolutamente fantastiche, come inventate. Questo è vero, arrivato all'estremo relativismo ci sono affermazioni infondate, però oltre alle affermazioni infondate c'è qualche cosa. Questa, io faccio un esempio provocatorio: il fatto che ci siano, ecco, il metodo dell'analogia è un metodo irrazionalistico, il rifiuto della concatenazione di causa-effetto è irrazionalistico, il fatto che si possano cogliere analogie tra forme diverse può essere arbitrario, ma può pure aiutare a capire le cose. Io faccio un esempio provocatorio, cioè lui è un relativista estremo, nella forma, diciamo, nell'animale Spengler. Ecco, se noi prendiamo, come lui dice, come le civiltà sono degli animali, prendiamo il gallo Spengler, diciamo, con le sue creste, con i suoi chicchirichi e le sue penne, eccetera. È un gallo di una razza che c'ha una forma, presenta delle manifestazioni, nella sua morfologia presenta dei tratti molto simili a certi galli canterini che pensano di essere completamente diversi. Cioè i galli tipo, non lo so, insomma, di questi personaggi, no, che vanno molto di moda oggi,
dai filosofi del pensiero debole fino a Rutelli e tutta quella paccottiglia, Pecoraro Scanio, tutti questi teorici della sinistra, del multiculturalismo, eccetera, il riflesso, che non hanno letto un libro, non hanno mai pensato una cosa in vita loro. Ora, io che cosa dico? Tutta questa pseudocultura di pseudosinistra, pseudoradicale, pseudoverde, tutta questa paccottiglia insopportabile, quest'altro gallo canterino, diciamo, che canta un chicchirichì un po' diverso, quest'altro animale, c'ha molte analogie con l'animale Spengler. Ora, siccome nell'animale Spengler ci convive perfettamente con la cresta relativista, eccetera, ci convive pure uno sperone nazista e razzista, praticamente io voglio dire, su una base analogica, che pure negli altri galli canterini ci devono stare degli speroni che magari non si vedono bene ma intuitivamente si possono cogliere, dello stesso tipo. Cioè, io voglio dire che tutti questi signori della sinistra filosofico-politica italiana sono molto più vicini morfologicamente a Oswald Spengler di quello che immaginano di essere. E quindi praticamente se Spengler per certi aspetti giustamente viene visto un tradizionalista, un razzista e un esponente della cultura di destra, si potrebbe sostenere che queste persone di cui stiamo parlando facciano parte di una cultura altrettanto di destra. Naturalmente lo dico in maniera un poco provocatoria, perché lo dico nello stesso senso in cui lui dice che tra il puritanesimo e l'Islam ci sta un'analogia. Insomma, però quello è pure vero, che da un certo punto di vista tra il puritanesimo e l'Islam c'è un'analogia. C'è un'analogia e c'è una forte differenza. No, quindi allora che cosa voglio dire? Che questa metodologia morfologica, fisiognomica, è pericolosa perché è fondata su un intuito. Però io dico, anche Pierpaolo Pasolini, scusatemi per fare invece la rivendicazione di una figura autentica, veramente rispettabile, pure Pierpaolo Pasolini diceva: io non so chi sono i mandanti di questi delitti, non tengo le impronte digitali, non lo tengo scritto, eccetera, però dall'atmosfera complessiva, dal mondo politico complessivo, eccetera, io i mandanti delle stragi so dove stanno. Allora, dal punto di vista positivo, non dobbiamo disprezzare il positivismo, ma dal punto di vista positivo non si riesce a trovare l'impronta digitale di chi ha messo le bombe di Piazza Fontana, per cui dal 69 a oggi sono passati, quanti sono? 36 anni, dopo 36 anni tutti assolti. Io l'impronta digitale non la trovo. Come dice Imre Tott, che è un antipositivista, non è che si può trovare l'impronta digitale, cioè l'elemento materiale che porta alla genialità di Einstein. Allora, non si riesce a risalire per vie empirico-positive ai colpevoli della strage di Piazza Fontana 36 anni dopo. Non si riesce a risalire ai motivi biologico-fisici della grandezza di Einstein, perché il positivismo ha questa debolezza. Ora, naturalmente, dal positivismo non si può fare il salto nell'intuizionismo e nella analogia di stampo spengleriano, però quello qualche cosa pure la vuole dire con quell'idea di morfologia. E allora noi non sappiamo, cioè non possiamo, sulla base delle loro dichiarazioni verbali, dire che i personaggi che ho menzionato sono reazionari. Però io dico, su una base morfologica, questi signori sono dei reazionari, cioè praticamente sono dei reazionari, sono persone che non ci fanno andare avanti nel tempo, ma ci bloccano, ci fanno baloccare con idola fuori e disorientano l'opinione pubblica, disorientano la gioventù, dicono cose assolutamente inconsistenti che non fanno progredire la consapevolezza. Se non fanno progredire, la mantengono ferma, la fanno regredire, e quindi sono dei reazionari. E quindi tutti gli uomini politici italiani sono tutti quanti dei reazionari, e tutti gli opinion makers di Repubblica, dei giornali apparentemente più avanzati, sono dei reazionari. Beh, naturalmente, ripeto, quello che dico è morfologico, quindi è opinabile. Il professor Valvo. Comincio proprio da questi reazionari e dico che sono reazionari, ma il guai è che dal punto di vista di Spengler non possono non essere reazionari. E non è una battuta, ma è in un certo senso
la conclusione che io traggo dall'aver ascoltato queste lezioni. Cominciando da Diltai, Simmel e poi finire con Spengler. Non farò un lungo intervento, quindi non vi preoccupate. Dico solo questo, che il relativismo nato con Diltai come relativismo storicistico, in Simmel diventa relativismo irrazionalistico, palesemente irrazionalistico. L'abbiamo visto la volta precedente, quando sostanzialmente questo apparire di forme, morire di forme, risorgere, nascere di nuove forme per poi essere distrutte e così via, in un processo infinito senza scopo e senza senso, è puro irrazionalismo. Ecco, quindi il razionalismo di Diltai diventa, cioè il relativismo di Diltai diventa relativismo irrazionalistico in Simmel e sfocia in un relativismo organico e necessario in Spengler. Le parole del professor Gargano nel corso della sua trattazione Destino ineluttabile che si riscontra in ogni civiltà, legato anche alla lettura del passo a carattere cubitale, direi, la vita ha uno scopo, esso consiste nella realizzazione di ciò che è già implicito nella nascita, come dire che lo sviluppo è uno sviluppo necessario, nel senso che ciò che implicitamente è deve esplicitamente diventare. Necessariamente, cioè secondo una logica organica che è interna a qualsiasi struttura culturale e vale non solo per la cultura dei popoli ma anche per la vita dell'individuo. Ecco, questo è molto importante perché mentre Diltai, distringendo l'immagine di un soggetto assoluto, voleva in fondo rivendicare la libertà dell'individuo, ecco la sottolineatura costante di Diltai delle rivendicazioni individuali, questa libertà che si smarrisce ed è drammatizzata nel pensiero di Simmel, nell'irrazionalismo del divenire, viene ad essere completamente smarrita, anzi persa, cancellata nelle strutture organiche di cui parla Spengler, e realizzando quell'antico motto latino Dugunt volendem fata nolendem traunt, il docile viene condotto, il recalcitrante viene trascinato, nel senso che ognuno non può fare se non ciò per cui è nato. Non c'è nessuno. È inutile che nelle ultime opere Diltai cerchi di fare la distinzione tra la pianta e l'animale per cercare di vedere se con movimento l'animale possa acquistare una libertà. Quale libertà? È sempre inserito in un ambiente che ha una struttura organica che è quella civiltà di quel determinato momento, in cui tutti gli aspetti di questa civiltà sono assolutamente organicamente necessari. Non c'è nessuno spazio per la libertà. Io che cosa devo dire del discorso del professor Gargano? L'ho apprezzato tutto. Mi consenta una sola perplessità. Perché non condannare e non assolvere? Io francamente mi sentirei di condannare. Vabbè, grazie. No, io la ringrazio. La ringrazio perché ha, come dire, mi ha aiutato a ridisegnare la parabola di questi tre incontri. Quindi sono perfettamente d'accordo, anzi mi ha aiutato a arrivare a un punto sintetico di questa parabola, quindi concordo pienamente. Io durante il suo intervento appunto continuavo a pensare e condividendo questa parabola, io insisto su questo punto. Pasolini non aveva la prova dei mandanti e dei colpevoli, però lo sapeva. Noi non abbiamo le prove dello sbandamento irrazionalistico di tutta la cultura
italiana, non abbiamo le prove perché verbalmente sembrano l'opposto, però si può sostenere morfologicamente che la cultura italiana filosofica e filosofica di massa sia una cultura di destra. Io ribadisco solamente ancora un esempio. Tramonto dell'Occidente, e ecco in che senso ci pensavo durante le sue parole, tramonto dell'Occidente è ineluttabile, è giustissimo quello che dice lei, purtroppo non mi sono portati i libri, a un certo punto Spengler proprio sostiene il determinismo dei popoli, delle civiltà, cioè l'Occidente sta tramontando, è arrivato sull'orlo della sua fase finale, anche se essendo le civiltà di mille anni ci stanno un paio di centinaia di secoli e un paio di centinaia di anni qua in cui assisteremo a questo martirio finale, eccetera. Però non ci sta niente per opporsi, non è che ci possono essere teorie, partiti politici, fermenti giovanili, non ci sta niente da fare, l'Occidente è destinato al tramonto. Ora, detto questo, io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che l'Occidente sia destinato al tramonto, però che cosa dico? Dico che paradossalmente la cultura radicale italiana, e non solo italiana, pure francese, perché i francesi in questo stanno forse peggio di noi, che cosa ha fatto? Ha colto in pieno proprio l'elemento, diciamo, più superficiale del tramonto dell'Occidente. Nel tramonto dell'Occidente ci stanno tantissime cose, ripeto, da recuperare, tra cui questa impostazione morfologica. Quello che in qualche modo uno degli elementi da respingere è questo fatalismo del declino. Invece, moralisticamente, viene assunto proprio la parte più debole del discorso di Spengler, viene fatta propria dalla cultura filosofica italo-francese, non solo. Cioè l'Occidente è colpevole, tutti i guai della storia dipendono dall'Occidente, adesso finalmente l'Occidente è arrivato a espiare tutti i possibili mali di cui ha inondato l'umanità, l'Occidente sta decadendo, l'Occidente si deve arrendere, l'Occidente è sconfitto, l'Occidente è un disvalore, tutto questo è praticamente una estrapolazione semplificata da Spengler. Quindi tutte le teorie, come devo dire, di rifiuto dell'eurocentrismo, rifiuto del primato dell'Occidente, flagellazione delle colpe storiche dell'Occidente, hanno una matrice di destra. Non è quello il ragionamento che va fatto. Si deve partire da tutt'altre basi, cioè si deve partire dall'universalità della filosofia, dal fondamento. Non è vero, come dicono questi signori relativisti, che non c'è un fondamento, non c'è un inizio, perché quello da un punto di vista mitico cronologico, tutti questi tre signori, Dilthey, Zimmer, Spengler, dicono tutti e tre, in qualche modo non c'è un'origine, non c'è un inizio. Infatti, appunto, io non a caso ho riportato tra le parole che mi sembrano significative in particolare di Spengler, l'inizio è sempre come un grido, cioè è una cosa inspiegabile, qualche cosa che viene fuori dal nulla, è qualche cosa di assolutamente casuale. Invece l'inizio, il fondamento ci sta, il fondamento è praticamente la ragione. Poi tutto il resto è assolutamente derivato. Se si parte dalla ragione, si può pure vedere che storicamente la ragione ha ricevuto una certa coltivazione in Occidente, in questo non ci sta niente di male. Si può dire che da un punto di vista cronologico la ragione è nata e sbocciata col miracolo greco, e in questo è un dato di fatto che non ci sta niente di male. Col che non è che uno vuol dire che i greci, che mo poveracci sono ridotti all'11° paese dell'Unione Europea, sono i superuomini. I greci di oggi sono poveri disgraziati come tutti noi, ma praticamente che l'inizio della civiltà propriamente umana fondata sulla ragione sia in Grecia non si può contestare, quindi un inizio c'è, l'inizio è la ragione, l'inizio è la Grecia e ce ne vengono tante altre conseguenze. Non si può dire che esistono l'equivalenza delle civiltà, l'equivalenza dei valori, eccetera eccetera. Tutte queste forme di equivalenza sono adottate dal linguaggio di sinistra perché sanno di egualitarismo e invece sono irrazionali, e quindi noi viviamo una cultura di pseudosinistra irrazionalista e quindi una cultura di fatto di destra. E allora è chiaro che poi dall'ideologia di fraintendimento della destra con la sinistra viene fuori una classe politica che si qualifica di sinistra e invece è di destra, cioè D'Alema, Veltroni, Bassolino, eccetera eccetera, Bertinotti, non ne parliamo, eccetera, quelli sono tutti personaggi di destra. Prego. Meno male che siamo in pochi, ce lo possiamo dire tra di noi.
Vorrei fare un'osservazione che non riguarda propriamente la filosofia, ma questo personaggio Spengler, che dice di sé di essere piuttosto ignorante, non so, parte da una posizione molto personale, insomma, cioè dice di non aver studiato. Infatti devo dire che, siccome mi sono interessato anche un po' di antropologia eccetera, che in un periodo, in un momento storico in cui l'antropologia è nata e ci sono stati dei grandissimi progressi, basti pensare, non so, alla scoperta della civiltà urbana, delle grandi civiltà fluviali di Victor Gordon Child, che è contemporaneo di Spengler, non è che sono di epoche diverse. Lui ignora totalmente tutto questo e fa tutta una delirante distinzione fra civiltà antica che non ha nessun fondamento scientifico. Questo ci pone di fronte a una persona veramente superficiale. No, io la ringrazio, però vorrei sottolineare questo. Quello che lei dice è vero per il tramonto dell'Occidente. E non è un caso che nel tramonto dell'Occidente lui tutto quello che è precedente le civiltà come sono storicamente note lo esclude proprio, lo trascura, lo considera pre-storico, pre-civile. Ora però negli ultimi anni, in quel lavorio che è rimasto, diciamo, inedito, fino a qualche anno fa, lui si confronta proprio con la letteratura etnografica, antropologica, e proprio per questo recupera la preistoria alla storia, anzi la fa diventare un motore, e queste amebe sono disseminatrici di future civiltà, insomma. Quindi lui cerca di fare un passo indietro proprio alla luce insomma, si rende conto di avere trascurato tutta una letteratura. Però questa opera non la riesce a pubblicare in vita, e devo dire, insomma, come devo dire, non è, lui è rimasto l'autore di un libro, Il tramonto dell'Occidente. Questi lavori successivi, che ovviano in parte alla lacuna che lei giustamente rileva, sono lavori che non sono entrati nella discussione culturale a fondo, insomma. Dunque, io ho diviso, diciamo, questi nostri piacevoli incontri estivi in due fasi, cioè in una fase ho voluto vedere, diciamo, la teorizzazione del relativismo e del irrazionalismo della filosofia della vita, poi spero la settimana prossima in agili letture, insomma, di poter insomma in qualche modo metterci di fronte all'irrazionalismo invece non della scienza e della filosofia, ma del comportamento di massa. Tutto questo nella convinzione che io di cui io sono portatore, che negli anni 30 del Novecento si sono capite una quantità di cose notevoli sulle masse che poi sono state dimenticate dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché la vittoria dei paesi, diciamo, democratici sul fascismo e sul nazismo ha creato un'euforia per cui i grandi problemi della gestione delle masse sarebbero stati superati, era finita l'epoca dei totalitarismi, si è entrati in una fase di euforia retorica per cui le analisi degli anni 30 forse rimangono insuperate per capire le pieghe irrazionalistiche delle masse, e quindi vorrei riproporvi, spero di avere la vostra attenzione, il vostro stimolo nel confrontarmi su questi autori, sempre diciamo che si sono mossi tra la prima e la seconda guerra mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale mi pare che non è che sono venuti fuori grandi discorsi sull'irrazionalismo delle masse. E allora speriamo di rivederci ancora la settimana prossima.